Adesso però cambiamo completamente argomento, caro Matteo. Noi ieri pomeriggio ci siamo dedicati alla costruzione di questo momento importante, perché appunto dicevo prima, il 4 marzo scomparso Davide Astori, e qualche riflettore si è un po' spento. L'argomento però è importante, cioè quello della prevenzione dei malattie cardiovascolari. Ci sono tanti progetti in Italia ed è un discorso che non riguarda soltanto il calcio, perché se pensate che le malattie vascolari sono ancora la principale causa di morte in Italia, oltre il 40% dei decessi. E nel mondo del calcio ci si sta anche interrogando se è possibile capire un po' prima queste problematiche. Addirittura ci sono delle possibilità di fare dei prelievi per cercare dei marcatori genetici, insomma, con la ricerca del DNA. E volevamo affrontare questo argomento con due persone esperte di questo discorso, che è molto molto importante, e c'è purtroppo anche tanta ignoranza in merito. E noi abbiamo il piacere questa mattina di avere in diretta con noi il dottor Mario Brozzi, che è il coordinatore sanitario del Milan. Buongiorno Mario, è un piacere averti qui con noi a RMC Sport. Buongiorno tesoro, buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuto, caro Mario. Ci aiuterai a fare chiarezza su questo argomento. Dicevamo prima, c'è davvero tanta ignoranza, e poi abbiamo avuto anche il piacere di conoscere telefonicamente l'altro nostro ospite. Adesso lo ringraziamo per essere con noi in diretta qui a RMC Sport, al VAR dello Sport, il professor Vincenzo Castelli, fondatore, appunto presidente della Fondazione Giorgio Castelli, una fondazione che adesso ci presenterà appunto il professore, nata nel 2006 in seguito appunto alla prematura scomparsa di uno dei figli del professore, venuta proprio durante un allenamento, insomma durante la pratica sportiva. Intanto diamo il buongiorno al professor Vincenzo Castelli. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti, un caro abbraccio a Mario Brozzi. Sì, ecco appunto. Ciao. Eccoci. Ciao. Vi sentite bene? Sì, il collegamento telefonico è buono. È un piacere avervi con noi. Ci volevate voi per farci salutare. Ma noi siamo un po' così, ormai siamo specializzati e incarrambate. Questa dovevamo cambiare il nome di questa trasmissione, Mario, in realtà. Però siamo fratelli, eppure ci salutiamo per radio. Enzo. Capita. No, dai, ogni tanto ci sentiamo, dai. Con i ritmi frenetici delle nostre vite. Allora, entriamo in questo argomento, no? Parliamo di prevenzione di malattie cardiovascolari. Allora, innanzitutto, la prima grandissima curiosità che ho io è questa. Vorrei cominciare un attimo da Mario Brozzi, visto che tu comunque sei un responsabile, a parte 25 anni di Roma sono stati proprio che sono le nozze d'argento, 25 anni, correggetemi se sbaglio, anche campione d'Italia, noi sei nei cuori insomma di tutti i tifosi della Roma. Caro Mario, ti chiedo, secondo te, quindi da uomo che tratti con atleti tutti i giorni, questa ipotesi di fare il prelievo del DNA per andare a cercare marcatori genetici e capire se c'è una problematica, quindi genetica, che può comportare poi nella crescita problemi cardiovascolari, tu lo vedi in positivo o no? Allora, diciamo che è un'arma a doppio taglio, nel senso che praticamente diciamo che tutti noi sappiamo che siamo a rischio di morte improvvisa, cioè di morte, perché praticamente un giorno il cuore si fermerà. Ora, fare un test secondo il quale praticamente ci dà un coefficiente di rischio X riguardo al fatto che ci possa essere avverarsi questo evento così drammatico in maniera fulminea, senza però darci connotati scadenze su quando questo avverrà, per cui cioè, tu non puoi avere una valenza predittiva in tal senso, chiaramente innesca poi dei contenziosi, perché tu devi comunque fermare una persona in attività che svolge un'attività lavorativa attraverso la quale ne trae un proficuo lavoro e quant'altro, un interesse di società eccetera, su un rischio che poi non è certezza, per cui da questo punto di vista, se noi lo facessimo per una natura scientifica e fare una mappatura di quanto è l'entità del rischio nel contesto sociale di riferimento in cui si svolge questa questione, allora può avere una valenza, non so se Enzo è d'accordo, ma farlo con finalità medico-legale e fermare tutti i soggetti che hanno una positività di questo test
mi sembra, al di là dei costi abbastanza importanti da sostenere, non paragonabile rispetto a quella che poi è l'entità del problema, perché su tutti i test, qualsiasi test di cardiologia dello sport noi possiamo prendere, la prima cosa che si legge riguardo alla morte improvvisa è che è un problema che ha funestato, funesta e funesterà il mondo sportivo, perché nella legge dei grandi numeri purtroppo questo evento potrà sempre avverarsi, insomma, per cui è difficile portarlo a zero. Quindi temo che questo test sia un test di non facile applicabilità. Quindi diciamo più no che sì, ecco, più no che sì, questa è la tua idea. Più no che sì, più no. Per quanto mi riguarda lo vedo di difficile attuazione, mentre intensificherei la qualità e la capillarizzazione della visita medica, diciamo paragonabile a quella del mondo professionistico, anche ai dilettanti, con l'ecocardiocolodoppler, delle sì. visite attente, esattamente come si fanno nei professionisti anche nel mondo dilettantistico, e naturalmente, cioè voglio dire, l'utilizzo e l'introduzione capillare del defibrillatore, in modo che laddove si dovesse avverare un evento dove il rischio della commozio cordis, del trauma toracico e quindi dell'arresto sì. cardiaco, essendo uno sport a rischio di traumi, ci può avverare. Professor Castelli, prego, sì, prego, se vuole appunto inserirsi in questo discorso, poi parliamo proprio di quello che fate voi come fondazione. Sì, 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 io sono d'accordo con Mario Brozzi. Tenete conto che questi test genetici sono, diciamo così, approdati alla ribalta scientifica da poco tempo, da qualche anno, non più di tanto, e vanno secondo me applicati a casi ultra selezionati in cui o c'è una storia familiare positiva di arresti cardiaci, di eventi che hanno determinato problematiche di questo genere, oppure si sono verificati degli eventi stessi nell'atleta, nel giocatore, che vanno indagati con i mezzi più approfonditi che noi possiamo avere oggi a disposizione. Tra questi ci sono sicuramente i test genetici. Applicarli così to cure a tutti quanti, insomma, è cosa praticamente un po' più complicata, impossibile ed estremamente costosa, tra l'altro. Ovviamente noi dobbiamo basarci su una prevenzione primaria che è fatta sulla base delle visite per la partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, non solo degli sportivi di alto livello, degli sportivi di elite, professionisti eccetera, ma a tutti quegli altri che comunque fanno sport, che sono organizzati dalle federazioni sportive, e in particolar modo diciamo così estendere una valutazione medica prepartecipativa anche a quelli che fanno sport in regime amatoriale, che poi infatti sono coloro che muoiono nei campi di calcetto, bravissimo, muoiono nei campi di tennis, alle maratone e via dicendo. Perché ecco, una cosa importante da dire è questo qua, che noi abbiamo raccolto come Fondazione Giorgio Castelli una serie di eventi, praticamente tutto quello che era possibile raccogliere in Italia in termini di morte cardiaca improvvisa avvenuta durante l'attività sportiva o che aveva riguardato sportivi, e la stragrande maggioranza, oltre l'85% di queste morti, è appannaggio di soggetti che facevano sport a livello amatoriale. Infatti è proprio su questo, professore, che vorrei focalizzarmi, perché il mondo amatoriale è un mondo di numeri immensi sui quali bisogna ragionare, perché saranno poi quelli che magari arriveranno a diventare professionisti, e a quel punto la storia cambia. In questo Mario Brozzi, che è uomo che tutti i giorni lavora come coordinatore sanitario al Milan, ci potrà aiutare tra pochissimo. Restate qui su RMC Sport Network. Al VAR dello sport. Torniamo a noi, siamo su RMC Sport Network, parliamo di prevenzione di patologie, malattie cardiovascolari con il professor Vincenzo Castelli, il dottor Mario Brozzi, coordinatore sanitario del Milan. Prima di ritornare al discorso dilettanti, al mondo dei dilettanti, che sono davvero un mondo immenso, Mario Brozzi, volevo chiederti questo. Quando un atleta diventa professionista, per far capire meglio agli amici che ci stanno seguendo, i controlli, la prima domanda che ti faccio, sono semestrali o trimestrali?
Allora, il controllo praticamente di fatto il protocollo del mondo professionistico è un protocollo annuale, un protocollo semestrale, okay, a meno che non ci siano poi delle motivazioni o delle problematiche che possono indurre il soggetto ad accorciare i tempi del controllo. Però il controllo è annuale e semestrale, perché sì, il protocollo prevede una serie di esami che vanno fatti annualmente. E in fase semestrale, ti chiedo ancora, Mario Brozzi, si fa anche ancora l'elettrocardiogramma, quello sotto sforzo e l'ecocardio color Doppler? Allora, di fatto la normativa, la legislazione non lo prevede, nel senso che poi questo tipo di accertamento, l'ecocardio color Doppler unitamente al test ergometrico, praticamente è la valutazione annuale, si fa nella visita annuale di idoneità. Sì. È chiaro che poi all'interno del mondo professionistico molti di noi medici dello sport, insomma, anche all'interno della semestrale operano questo, lo stesso controllo, anche cioè, perché non è invasivo, no? Quindi insomma non sono invasivi, anche se poi questa cosa poi della visita di idoneità, magari forse oggi, dopo ciò che è accaduto al povero Davide Astori, probabilmente anche i ragazzi hanno un'altra sensibilizzazione, ma altrimenti cioè diventa la seccatura annuale di doversi sottoporre a queste visite eccetera, anche perché ascoltando poi Enzo, ascoltando voi prima, e mi fa piacere questa trasmissione, vi voglio elogiare, perché ciò che dobbiamo creare una conoscenza, una cultura della vita, affinché le persone quando vanno dal medico per poter prendere parte a queste maratone, a tutti questi esercizi, certo, non richiedano il certificato, bravo, chiedano la visita. È un medica, brutto vezzo, cioè, questo, bravo. Bravissima, perché dal certificato alla visita, la visita è una presa di coscienza di un qualcosa che una persona vuole sapere se è in grado di. Il certificato è una fastidiosissima incombenza che per poter fare quello devo passare attraverso questa forca caudina. Non è questo. Lo sport in un paese dove non c'è più la visita militare, dove non c'è più la medicina scolastica, può diventare praticamente quel meccanismo di controllo attraverso i quali praticamente i soggetti possono fare un minimo di prevenzione nella vita di tutti i giorni attraverso lo sport, e quindi può essere un'occasione di salute. Guai a svilire questa visita medica, a trasformarla in un pezzo di carta, perché poi dal pezzo di carta certificato di morte il passo è breve. In effetti poi purtroppo è così. Sicuramente possiamo dire, no, che la notizia di una morte di un calciatore, di uno sportivo professionista, fa notizia, mentre quando accade, diciamo così, a sportivi anonimi, possiamo dire questo non avviene. Ed è qui che il lavoro fatto dalla Fondazione Giorgio Castelli secondo me è straordinario. Io non lo dico perché abbiamo il professore qui con noi, ma perché l'impegno che loro hanno preso di monitorare quello che accade a livello nazionale, lo fanno, ci tengo a precisarlo, ma sarà il professore può dirlo, di fatto in maniera artigianale, sì, andando a recuperare gratuito, sul territorio, però, esatto, certo, tutte quelle che sono poi le problematiche, per fornire dei numeri, giusto anche professore, per far capire poi quello che è il problema reale. Lei ieri mi diceva soltanto il Veneto come regione in Italia ha, diciamo, più o meno un, possiamo chiamarlo, database, diciamo così, di informazioni. C'è un vero e proprio registro regionale, ovviamente su base regionale, che riguarda tutte le malattie che si sono malattie cardiovascolari che hanno portato a morte il soggetto, l'individuo, ma nel resto d'Italia non esiste nulla del genere, quindi noi non abbiamo una reale una mappatura, diciamo, polso della situazione, quindi diciamo così, come iniziativa personale da quando avvenne appunto la tragedia personale che ci ha colpito con la morte di Giorgio, avvenuta durante un allenamento all'età di 16 anni su un campo di calcio della periferia romana, noi abbiamo iniziato questo percorso di cui Mario Brozzi è stato anche uno degli artefici e che ha condiviso con noi momenti veramente intensi, e quindi noi abbiamo cominciato a censire queste morti
catalogando, ecco, il tipo di sport, il luogo dove era avvenuto, la regione, la stagione in cui era avvenuta, via dicendo, se c'era stato un intervento precoce con il defibrillatore, via dicendo. Che anche questo è fondamentale, non soltanto che ci sia il defibrillatore, ma attenzione, e questo lo ribadiamo anche davanti, di fronte alla presenza dei due medici, Mario Brozzi e il professor Castelli, che qualcuno sappia utilizzare il defibrillatore, che anche questo è un altro discorso importantissimo, no? Questo sì. Professore, è proprio... che poi è una delle fasi, no? Prevenzione primaria, sì, certo, e prevenzione secondaria di cui vi occupo. Chiaramente la prevenzione secondaria, perché noi abbiamo una rete di controlli medici che, diciamo così, è all'avanguardia in tutto il mondo per quanto riguarda la medicina sportiva, ma è sempre una rete, per cui sappiamo che la rete ha delle maglie, per quanto siano strette queste maglie qualcosa può sempre sfuggire, quindi certo, è lì che è importantissimo che intervenga la prevenzione secondaria attraverso la defibrillazione precoce. Un arresto cardiaco generalmente lascia quello che io ho chiamato un soffio di vita nell'individuo, nel senso che entro 4-6 minuti quella vita può essere resuscitata, può essere salvata, sì, può essere recuperata se noi facciamo manovre di rianimazione e utilizziamo il defibrillatore. Queste sono appannaggio non dei sanitari, ma sono appannaggio anche dei cosiddetti laici, che sono coloro che intervengono in attesa che arrivi il soccorso professionista del 112 o 118, e qui dobbiamo creare una coscienza sociale e civile all'interno del nostro paese, coscienza che purtroppo non esiste, che si fatica enormemente. È vero, ancora perché oggi purtroppo si pensa che non accada mai a noi, no? E quindi, siccome queste sono anche manovre e tecniche non facilissime, semplici ma non troppo, insomma, se si conoscono poi i metodi, i meccanismi, i posizionamenti, è sì facile, però bisogna poi sapere intervenire, ci vuole una guida e chiaramente una preparazione. Quanto è importante il lavoro di il lavoro del professor Castelli, Mario Brozzi, ti chiedo. Diciamo che io lo conobbi, anche se avrei voluto non incontrarlo mai nella mia vita, Enzo Castelli, perché lo conobbi a seguito di questa situazione, quando l'allora sindaco di Roma, tramite l'intercessione con Totti, che era amici, mi chiese di incontrarlo, perché come primo cittadino della capitale Walter Veltroni rimase molto colpito da questa cosa, da questa famiglia che con grande dignità trasformò la morte di un figlio in un fermento di vita, e quindi non limitandosi poi a piangere il proprio, ma a cercare di salvaguardare la vita degli altri, i figli degli altri. Un gesto di una grande nobiltà, cioè conobbi questa famiglia e da allora non potevo che mettermi a loro disposizione nella creazione di questi protocolli dell'utilizzo del defibrillatore. Vorrei che non sfuggisse un dettaglio che poi non è un dettaglio. Apprendere le manovre di cardioresuscitamento, questo lo vorrei dire a tutti coloro che ci ascoltano, va ben oltre imparare una metodica che magari nella vita, ringraziando il cielo, non occorrerà mai farla, ma praticamente è un gesto di altissima cristianità, perché impari a fare una cosa che a te non servirà assolutamente a nulla, perché quella metodica la potrai fare in qualsiasi essere umano tranne uno, tranne a te stesso. Quindi è fare qualcosa, imparare a fare un qualcosa che è per gli altri, donare una parte di noi stessi a quella cultura della vita all'interno della quale è quello che stiamo facendo questa mattina, spiegare alle persone che lo sport deve essere motivo di vita, salvaguardia di salute e conservazione dello stato di salute dei soggetti. Guai se lo sport poi diventa, come tutte le sostanze medicinali, sproporzionato rispetto alla bisogna, eccessivo e quindi foriero di malattie, di infortuni, incidenti e addirittura morte. Dobbiamo creare uno sport che viceversa sia proprio quella palestra all'interno della quale crescere i nostri figli in sicurezza, conservare l'elasticità a noi che ci avviciniamo, diciamo, alla nostra anzianità, affinché più stiamo bene e meno siamo a costo sociale per il paese. Questo grazie a Enzo, perché se oggi io mi sono impegnato e mi impegno tutti i giorni nella salvaguardia di questa cosa, e grazie alla tenacia di questa famiglia
che ha sottratto tempo a loro stessi e praticamente ha fatto tesoro della morte di uno per salvarne chissà quanti. Verissimo, grazie a Mario Brozzi. Allora, professor Castelli, vogliamo ricordare il sito, la pagina Facebook attraverso la quale le quali gli amici di RMC Sport Network possono avvicinarsi a questi corsi, prendere questi piccoli brevetti, no? Diciamo così, che poi vanno rinnovati dopo un certo periodo, però intanto un primo approccio lo potete avere attraverso sito e Facebook, giusto? Sì, il sito è, basta digitare Fondazione Giorgio Castelli, si accede tranquillamente alla pagina web e quindi si vede un pochino quella che è stata la nostra attività. Io tenevo a dire anche una cosa, che noi siamo partiti dal mondo dello sport perché tutto ha avuto inizio su un campo di calcio, ma chiaramente questi sono non vi siete fermati, questo esportabili alla vita di tutti i giorni, certo. Cioè nelle grandi stazioni italiane, nei grandi aeroporti, nei porti, nei grandi supermercati e via dicendo, nelle scuole, nei luoghi di lavoro frequentati, ci deve essere un defibrillatore, perché queste vite strappate dall'arresto cardiaco possono ritornare ad essere delle vite vissute. È questo che ci dobbiamo mettere tutti quanti in testa, attraverso dei percorsi che poi sono dei percorsi, diciamo così, di addestramento, un corso oramai di addestramento alle tecniche di rianimazione, all'utilizzo del defibrillatore, che è sancito attraverso la legge italiana, legge del 2001, dura 5 ore, c'è una certificazione di questo percorso, si imparano queste tecniche, se si vuole si può fare un retraining periodico, oggi anche con le applicazioni informatiche, le app e via dicendo, si possono ripetere questi esercizi. E ecco, bisogna avere la sensibilità. Tengo a precisare anche un'altra cosa, che ci sono testimonianze di soccorsi a vittime di arresto cardiaco condotte da soccorritori casuali che hanno eseguito correttamente le manovre guidati dalla voce della centrale di soccorso del 112, certo, o del 118. E hanno salvato. Quindi delle vite, sono, certo. Ecco, non sono delle pratiche impossibili, insomma. Io credo, ecco, Mario giustamente ha parlato di sensibilità, io le chiamo le attitudini. Prima di fare il corso, ecco, bisogna avere questa attitudine, questo atteggiamento propositivo, perché la vita che salviamo non è la nostra, spesso è la vita di un nostro familiare, perché l'80% degli arresti cardiaci avviene in ambiente domestico, quindi sì, lo sport fa scalpore, altre situazioni pure, però l'80% degli arresti avviene nell'ambiente domestico, quindi la persona che potremmo trovarci a soccorrere più facilmente dal punto di vista numerico, statistico, potrebbe essere proprio il nostro familiare. Professor Castelli, è stato davvero un piacere averla con noi questa mattina. A Mario Brozzi, grazie. Ti ringraziamo, grazie, per essere stato con grazie noi a voi. E per averci dato grazie queste informazioni. Magari ci sarà una prossima occasione. Ci risentiremo, occasione. Sì, anche magari per parlare un po' della legge Balduzzi, alla quale la Fondazione ha collaborato. Avremo modo di tornare anche per le prossime iniziative. Senz'altro, siamo a disposizione perché ovviamente sono occasioni per far conoscere queste problematiche, che sono problematiche importanti. Mario Brozzi, io ti saluto affettuosamente, poi ci sentiamo in privato. Mi raccomando, però, una camomilla a Gattuso, che veramente mi fa venire l'ansia tutte le domeniche, da parte mia. Ma guarda, con cucchiaino, ma guarda, di zucchero. Guarda, mi sento onorato di lavorare con quest'uomo, perché meraviglioso. Ho conosciuto tanta di quella gente nella mia vita, che posso anche usare il termine troppa, ma lui veramente mi mancava, perché è un uomo di un entusiasmo, di un temperamento, e mi fa piacere che si stia praticamente disegnando piano piano il Milan di Gattuso, perché gli allenatori bravi sono quelli che la squadra gioca esattamente come giocavano loro, e lui mi ricorda proprio il 12° quello campo lì di questa squadra. Grazie mille, salutacelo affettuosamente. Volevo dire una cosa a Mario. Lunedì siamo a Trigoria, facciamo il corso alla Roma, un percorso che insieme abbiamo iniziato nel 2007, Mario, quando c'era Spalletti
allenatore, ve lo ricordo. È stato bellissimo. Mi è stato bellissimo stare con voi. Vi auguro buona giornata ad entrambi. Grazie. Al dottor Mario Brozzi, al professor Vincenzo Castelli. Siamo ritardissimo. Adesso c'è l'Apo De Carlo con Interline. Grazie a Matteo Pirritano. Grazie a te, appuntamento a domani alle 11:00.